odierna costituisce la prima piena utilizzazione del contributo di collaborazione di Giuseppe Lauder, che collabora dal 2010 e che ci ha fornito una conoscenza ampia e dettagliata, ovviamente oltre che delle dinamiche interne del clan, anche dei rapporti con gli altri clan, proprio perché Lauder e Giuseppe rivestivano un ruolo di vertice. Giuseppe Lauder è già stato condannato con sentenza da minorenne per essere non solo appartenente al clan Laudani, ma da minore per essere già capo. Quindi dovete avere piena cognizione di quella che è la caratura di questo giovane e anche della scelta di collaborazione che è stata così percepita con tale dolore dal gruppo di appartenenza, proprio perché proveniva dal nipote del cuore del patriarca Iano Sebastiano Laudani il Vecchio, che vedete essere destinatario, nonostante fosse detenuto, del provvedimento restrittivo, in quanto grazie proprio anche alla intercettazione dei colloqui carcerari, proprio i commenti, le reazioni del patriarca a questa gravissima scelta del nipote del cuore ha portato all'acquisizione attenta di tutta una serie di elementi che dimostravano che continuava, nonostante lo stato di detenzione, a dare disposizioni, direttive, ad assumere il ruolo che aveva sempre assunto. Una nota di colore è stato in fondo lo stesso Giuseppe Lauder a darci una spiegazione del soprannome Mussi di Figurinia, che appunto, circostanza questa già citata in alcune sentenze dove si è fatto riferimento al contributo di Giuseppe Lauder, quindi alla vecchia zia che dello stesso patriarca, che quando andava a baciarla veniva punto perché la signora aveva dei baffi, e quindi da lì il soprannome Mussi Figurinia. Questa è una nota di colore che però è stata anche enfatizzata nelle sentenze dei giudici, proprio perché si è detto a riprova della conoscenza dettagliata di ogni profilo della vita della famiglia Lauder.